Ciao a tutti, sono Fox e benvenuti, bentornati in questo settimo episodio della nostra carriera in Atleti FIFA 17 con la Juve. Prima di iniziare il video devo salutare un po' di gente che non ho salutato nei video arretrati, cominciando da Bill Mambel, Emanuele Fusco, Stefano Termino, Mirko Milano, Antonio Mazet, Francesco Reineri, Peppe X41TM e Giuseppe Alvaro. Scusate ma scrivo male, vi saluto tutti, gentilissimi per esserci sempre. Come seconda cosa volevo dirvi che ho avuto un'idea per la Champions, cioè cambiare il modulo, passare al 4-2-3-1, ma solo in Champions, visto che in campionato vedo che ce la caviamo abbastanza. Direi che possiamo cominciare simulando la partita con la Samp con le riserve. Poi dovremo giocare col Napoli subito uno scontro diretto e infine giocare col Gladbach la partita decisiva per la Champions. Formazione fatta, sulla tre quarti come al solito c'è Asensio, dovrei togliere anche Dybala, magari ci metto Cuadrado o Piazza. E come vedete qua Higuain sta recuperando, quindi forse già dalla partita col Napoli potrà giocare. Andiamo quindi a simulare la prima partita con la Samp, è imbattuta da minimo 3 partite, vince pareggia. Subito che gli ha ammonito questo si fa buttare fuori sicuro. Intanto io mangio bella Rugani. Dai, si è rotto Rugani. Rugani segna, si rompe, penso sia abbastanza grave, l'importante è la vittoria, però fuori 2 settimane, poteva andare peggio. Higuain è tornato invece. Andiamo quindi a giocare con questa formazione, naturalmente Buffon in campo e capitano. Torna Higuain sulla tre quarti, c'è ancora Pjanic, Dybala al suo posto. Giochiamo, cerchiamo di vincere, portiamocela a casa. Dopo una vittoria convincente col Milan, ed è dir poco, e una vittoria solidissima con la Samp per 1-0, la Juve affronterà il Napoli per il sorpasso sotto la pioggia dello stadium. Andiamo, è tornato il Pipita. Dybala prova la percussione, poi va da Higuain che la imbuca subito a Tolisso. Si è inserito bene Tolisso, il francese. La gioca di nuovo Higuain che non riesce a calciare. Diawara la ruba, Nainggolan che sta per terra. Speriamo niente di grave per il ninja. Diawara riesce a recuperarne un altro, a giocarla Insigne, gol 1-0. Tutto perché mi sono distratto a guardare Nainggolan che non si alzava. Siamo sotto, però è appena iniziato. Ora Tolisso, Marchisio, Nainggolan, Pjanic. Riesce a farla passare di nuovo, Nainggolan calcia Reina in angolo per Barzagli. Barzagli la mette in mezzo, Nainggolan non ci arriva ma la riconquista. Ancora Barzagli. Barzagli vede di nuovo Nainggolan, lasciato solo, calcia Reina, blocca. La tocca Pjanic. Pjanic cerca Dybala in profondità, Dybala, attenzione Dybala, tu per tu col portiere Dybala, Dybala! Ed è sempre lui a trovare il gol del pareggio, il gol utile per la Juve, 1-1 al 38esimo minuto, gran palla di Pjanic come al solito, a incrociare Dybala, non sbaglia mai. E siamo già 9 in campionato per lui. Tolisso la mette, interessante, Dybala di testa, Reina! Non pensavo riuscisse a prenderla, ma mamma mia Dybala! Ora Pjanic, morbido verso il centro dove c'è Chiellini che la schiaccia e Reina blocca anche questa. Finisce col primo tempo, stiamo pareggiando 1-1 in casa col Napoli. Il gol del vantaggio di Insigne, ma c'è Dybala che ci trascina come al solito. Ancora Callejon, viene chiuso e allora Dybala può far partire il contropiede. Attenzione alla sua velocità, Dybala, ancora lui, Dybala. Decide di giocarla dall'altra parte a Higuain che la imbuca Pjanic. Forse dal lato sbagliato, infatti Pjanic non riesce a calciare. Marchisio di tacco da Dybala che prova a saltare Yusai. Ancora Dybala. La gioca, il pallone passa, Marchisio non riesce a calciare. Poi Tolisso. Non l'ha giocata, non la gioca più. Attenzione a Tolisso, prova a rientrare Tolisso, ancora lui, Tolisso è passato. Il cross in mezzo, Koulibaly deve il calcio d'angolo per noi. La mette in mezzo, interessante a cercare Pjanic di testa, Reina blocca. Hamsik è riuscito a passare, Milik chiuso da Barzagli, poi l'errore di Buffon, Callejon. Io non so com'è successa questa cosa. Cioè, io l'ho passata con Barzagli, sì, ma ho detto anche a Buffon di spazzarla. Ancora Jorginho è passato centralmente, calcia Buffon in angolo. Hamsik, morbido verso l'esterno, Pjanic la lascia lì da Hood, che poi prova a riservirlo e finisce qua. Perdiamo 2-1 in casa col Napoli immeritatamente perché abbiamo dominato ma siamo stati davvero sfortunati. Nel secondo tempo c'è stato un tiro da una parte e un tiro dall'altra, solo che Buffon non so perché non l'ha spazzato. Sarà questa la formazione che andrà ad affrontare, non mi ricordo quale squadra in Champions, penso il Gladbach,
Dobbiamo vincere o siamo automaticamente fuori. Le altre hanno tutte 5 punti. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze allo Juventus Stadium, dove si affronteranno Juve e Gladbach per questa quarta giornata di Champions League. La Juve è incredibilmente a 0 punti, ma è tutto ancora possibile, visto che le altre squadre hanno 5 punti e con una vittoria potrebbe portarsi a meno 2 da due squadre addirittura. Dani Alves manda Cuadrado, che ha tutta la fascia per andare. Ancora Cuadrado, si allunga palla, corre Cuadrado, Cuadrado, ancora lui, Cuadrado, Cuadrado, surplus, Cuadrado, chiuso e ci sarà rinvio dal fondo, sfigato. Ora Cuadrado, va a cercare Dybala che vince un rimpallo per una volta. Dybala? Dybala riesce a saltare con lo Dzeko, ancora Dybala, Dybala, la gioca in mezzo, non a lui, a Cuadrado. Allora Pjanic, Cuadrado, taglia il campo, ancora Cuadrado, Cuadrado falciato, è fallo questo, figa, mi è entrato nel culo. Attenzione Rafael, trovato centralmente, fuori. Cuadrado ancora, taglia il campo ancora una volta, riesce a saltare due, tre uomini. Ancora Cuadrado, va dritto, Cuadrado. Si ferma, Cuadrado, va a giro col destro, Sommer, e non ci arriva il Dybala. Rafael prova a girarsi, la difende col suo fisico inesistente. Rafael la mette sul secondo palo, Alessandro la tocca. Perché non mi prende i giocatori? Poi Coman, va a cercare di nuovo Pjanic, che vede Nainggolan. Attenzione a Nainggolan, calcia col destro, deviato con lo Dzeko in angolo. La mette verso il centro, interessante, non su Dani Alves però. Ancora Pjanic, la mette sul secondo palo dove c'è Nainggolan di testa, Schulz la tocca ma era fuori gioco. Finisce qua il primo tempo, 0-0 tra Juve e Gladbach. Al Gladbach può anche andare bene, ma a noi no, dobbiamo vincere assolutamente. Nainggolan, Dybala, Pjanic, la tocca a Cuadrado, che calcio incrociare fuori di un soffio. Coman, Dybala, Pjanic, manda di nuovo Alessandro che riesce a saltare l'uomo. Ancora Alessandro, corre sulla fascia, Alessandro. Alessandro subisce fallo, l'arbitro non lo fischia, però. Va subito a cercare Coman. Coman riesce a rientrare, ancora Coman. Va sul fondo, Coman la mette per Higuain, alto, però non può fare questi movimenti il Pipita. Corre sulla fascia, salta anche Chiellini, Han la mette in mezzo, Barzagli, mostruoso. Ora Barzagli, Cuadrado, la imbuca, Dybala, interessante per Dybala, che se l'allunga riesce a tenerla. Dybala si ferma, salta l'uomo, ancora Dybala, con lo Dzeko che prova a marcarlo, Dybala va dall'altra parte dove c'è Higuain, lato di nuovo, a lato, a lato, a lato. Cuadrado riesce a passare, si mette in mezzo Coman, ma Cuadrado la tiene, salta l'uomo, ancora Cuadrado, Cuadrado, grande azione, Cuadrado la mette, sul secondo palo non ci arriva nessuno, nessuno che ha fame di gol. Fallo di Dani Alves, normalissimo, l'arbitro però lo butta fuori, giustamente, era già ammonito, sì, per un fallo che non era da giallo, e poi l'ha ammonito per un altro fallo non da giallo. Subito Coman per Alessandro che torna dal francese. Coman ha tanto spazio per andare, Christensen su di lui, Coman la gioca in mezzo a Tolisso, Tolisso vede Dybala dall'altra parte, Dybala si deve fermare, Dybala si gira, Dybala falciato, non è rigore, stai scherzando, arbitro! Vede Coman sulla sua verticale, Christensen prova a marcarlo, Coman se ne va, viene falciato, ma Tolisso ha ancora il possesso, e allora si continua, Tolisso la mette a Dybala che non riesce a calciare, che sfiga! Poi Coman, Tolisso, Nainggolan, Nainggolan serve il movimento di Dybala, un po' troppo esterno, Dybala la gioca in mezzo, Chiellini, 90 sul cronometro, Chiellini che si era portato in avanti, ci porta in vantaggio col destro, Chiellini, Chiellini, Sommer non perfetto, Chiellini per favore, 1-0 Juve, siamo ancora vivi. Poi Tielemans, Tolisso, Chiellini che si era già riportato in avanti, la imbuca, a Dybala, 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 2-0, 1-2 micidiale della Juve che ci regala i 3 punti, Chiellini, man of the match, con gol e assist, mamma mia che imbucata, con l'esterno mancino, e Dybala, col destro, non perdona, continua a segnare, continua a trascinarci, primo in Champions per lui, e finisce qua, riusciamo a battere il Gladbach, all'ultimo secondo con 2 gol Chiellini e Dybala, Chiellini fenomenale, abbiamo giocato meglio e ci siamo meritati la vittoria. Il Monaco è riuscito a vincere per nostra sfortuna sull'Arsenal, se no erano 6-6 e 5 punti. Nel prossimo episodio continuerà la nostra corsa verso la salvezza in Champions, giocheremo però prima a Verona e simuleremo in casa col Pescara, per poi trovarci a giocare a Monaco.
Io spero comunque che questo video vi sia piaciuto, vi lascio con la classifica, ci troviamo, non so se la webcam coprirà tutto, però a 3 punti dalla Roma seconda e a 8 dalla Lazio che sta diventando imprendibile ma calerà. Abbiamo fatto una gran vittoria in Champions, la prima, e per questo voglio tanti mi piace, tanti tanti tanti. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, sempre con la nostra carriera. Scusate se non riesco a fare live ultimamente, ma ho degli impegni anch'io. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!